Buongiorno a tutti, ben ritrovati, buona giornata, venerdì 2 ottobre, 12:31 minuti in questo istante, chiudiamo un'altra settimana di programmazione insieme a voi, Good Morning Milano, sempre qui per raccontarvi Milano, la città metropolitana, tutto quello che succede oggi a Milano e oggi è davvero una giornata piena di collegamenti e quindi non perderei altro tempo, mi collegherei subito con il nostro ospite del venerdì, Andrea Romoli, buongiorno Andrea, come stai? Tutto bene, felicissimo di essere con voi anche oggi. Oh, benissimo. Allora, Andrea, noi ci colleghiamo con te perché appunto il venerdì esce il tuo famoso articolo sugli appuntamenti digitali e i webinar da non perdere e ce ne dai poi un po' di anteprime, soprattutto su quello che è la parte milanese, con noi tutti i venerdì. Cosa di cosa parliamo Esattamente. oggi? Oggi parliamo, vabbè, la prossima settimana innanzitutto prosegue la Milano Design City, non è specificatamente dedicata al digital, però ci sono alcuni eventi che riguardano da vicino i social e che riprendono appunto tematiche che riguardano anche il design e quindi anche tematiche digitali. Quindi dal 5 di ottobre fino dall'11 fino alla fine della settimana. Questo weekend vi segnalo anche una cosa che non è particolarmente neanche questa molto social, se vogliamo, però con i social c'entra e come, ed è la Milano Wine Week. Per chi fosse appassionato di vini, giusto stamattina l'ho visto passando nella mia zona, ho visto appunto che questo weekend ci sono tutta una serie di assaggi di vini, per cui chi si occupa di food, senz'altro sarà al corrente, sarà ben felice di fare un giro nelle varie zone della città dove Cosa ci c'è di sono più appunto. social, Andrea, di un buon bicchiere di vino in compagnia? Esattamente, penso che siano una delle cose più social in assoluto che ci siano. Dunque, poi vi segnalo, la prossima settimana un'iniziativa molto bella che fanno i ragazzi di Startup Geeks, che sono un acceleratore online, e fanno ogni giorno da lunedì fino a sabato dei talk gratuiti dedicati alle startup. Ci sarà appunto ogni giorno una tematica differente, e tra gli ospiti ci sono appunto Enrico Pandian, che è il fondatore di Everly, che era l'ex supermercato 24, c'è Davide Mascarella e Ivan Fioravanti, che sono i fondatori di Corview, c'è Francesco Inguscio, per cui ci sono veramente degli esperti che, per quanto riguarda l'ecosistema startup, che parleranno delle loro esperienze e faranno sì di dare un'infarinatura su alcuni argomenti anche ai partecipanti a questi talk gratuiti che loro fanno durante tutta la settimana, da lunedì a domenica. Lunedì e martedì ci spostiamo verso il Ticino, vicino Ticino, perché c'è un si chiama Visionary Day. Ed è praticamente fisico, perché appunto in Svizzera gli eventi sono tornati a farli dal punto di vista fisico, e nel corso della settimana di Visioni ci saranno appunto eventi in cui si potrà accedere a sezioni che riguardano webinar, live talk, tavole rotonde, tutto dedicato appunto alle imprese svizzere del nord Italia che sono coinvolte in ambito digital. Un altro evento che voglio segnalare: martedì e mercoledì è Singularity University Summit. La Singularity University è quell'università particolare americana, non, diciamo, non un'università classica, in cui intervengono appunto visionari un po' da tutto il mondo, e ha deciso di fare questo summit che riguarda appunto le metodologie esperienziali, le tecniche esperienziali, per cui ci saranno senz'altro. Anche innovativo, quindi ottimo. Molto innovativo. So delle persone che hanno partecipato fisicamente al Singularity University, hanno fatto dei corsi con investitori, proprio sia investitori, parlo della Silicon Valley, investitori americani di alto livello, piuttosto che professionisti che lavorano in Google, Facebook, Microsoft, per cui alla NASA, per cui Tesla, per cui proprio con imprenditori di alto livello, tanto per intenderci. Un altro evento che vi voglio segnalare riguarda mercoledì.
scusate, martedì, alle 6:30 presso WeWork qui a Milano, ed è un evento abbastanza particolare che si chiama For Disruptors Only. È un ciclo di eventi dove imprenditori, manager e chi ha qualcosa da dire si racconta. Tu ci sei sicuramente, Andrea, tu sei un disruptor, no? Cioè, vediamo un po' cos'è il disruptor, ma tu sei, no? Dai, sei uno che ribalta il tavolo spesso per cambiare le regole del gioco, no? Sì, ci provo almeno, ci provo. Non mettere rabbia e butti tutto in aria, anzi, no. Cercare di trovare nuove soluzioni. Sì, senza dubbio. E interverranno tra le altre Massimo Temporelli, Riccardo Bovetti, che è un partner di Ernst Young, Fabio Moioli di Microsoft, per cui Chiara Bacilieri, che è la Head of Marketing di Psychology di New Experience, per cui sarà senz'altro una serata con chiacchiere molto interessanti. Mercoledì 7 e giovedì 8 si svolge il Metcom Forum Live, che è l'anno scorso era ovviamente fatto di persona, quest'anno si sposta online, e sono due giorni dedicati a due settori emblematici del cambiamento, che sono il fashion lifestyle e il food and grocery, per cui senz'altro anche chi si occupa di fashion lifestyle e food and grocery avrà il piano per i suoi denti durante la prossima settimana, tanto per intenderci. Verso fine settimana vi segnalo un evento che a me l'anno scorso sono andato di persona, ho tenuto un workshop che si chiama Grit Innova, ed è il festival dell'innovazione dei territori metropolitani in provincia di Cuneo, quindi siamo poco distanti da Milano, in un'oretta ci si raggiunge, perché parla proprio di territorio, di metropolitana, territorio metropolitano e quello che esatto, ed è, diciamo che più che altro sabato 10 un'intera giornata di contenuti legati alla sostenibilità ambientale, economica, sociale, per cui è una cosa interessante e anche diversa dal solito. Sempre venerdì e sabato si svolge proprio quello che secondo me è uno dei trend del momento, si svolge il Festival del Podcasting. Come ripetiamolo bene? Il 9 e il 10, okay. È tutto online. E farà incontrare appunto centinaia di persone che hanno in comune l'amore per il podcasting, quindi ci saranno workshop, condivisione di esperienze, networking e tanto divertimento. Cosa dici? Ce la farà il podcasting a esplodere anche in Italia o no? Ma io penso proprio di sì, so che esploso, ma senz'altro ci sono delle persone che stanno si stanno impegnando, e che uno su tutti direi Mario Moroni, ne fa veramente tanto lui di podcasting, Mario, che conosci senz'altro. Sono davanti alla telecamera a parlare con voi, ecco, vi dico solo questo. Colpo merito lo decidete voi poi. E poi direi che per la prossima settimana questo è tutto. Ovviamente poi tutti in più dettaglio si trovano sul mio su Startup Italia, nel mio posto. Perfetto. Esatto. Va bene. Io ti ringrazio tantissimo. Allora, grazie a voi. Buoni webinar e ci vediamo settimana prossima per un altro appuntamento, va bene? Va bene, senz'altro. Grazie mille, saluteci amici di Copernico. A presto, ciao. A presto ad Andrea Romoli, appunto tanti gli appuntamenti della settimana digitale tanti gli appuntamenti anche degli eventi che stanno nascendo intorno a Milano. Adesso però abbiamo una piccola pausa riflessiva, come la chiamo io all'interno della trasmissione, pochi secondi di un'incursione poetica, quella delle foche parlanti, che anche oggi ci portano nel grande mondo della poesia, della parola e un po' questo mondo fantastico, in compagnia di Francesca. Vediamo le foche parlanti. Ciao Fabio, questa è la mia poesia. I tuoi occhi, il grano. Riposo di merli, ombra di una quercia. Raccontami una storia dove sia l'orizzonte, l'alta quota del cuore. Raccontami la neve, il canto di montagna, il camino in baita. Le tue mani, la luna, lavanda sul cuscino. Raccontami chi sei. Dove andremo mai? Grazie, ciao Fabio.
Grazie mille alle foche parlanti, grazie mille per la vostra incursione poetica di oggi. Rimaniamo in tema però femminile perché, beh, lunedì, data storica per la città di Milano, per lo stadio di San Siro, che non vede l'arrivo delle ruspe per adesso, quindi insomma siamo ancora contenti, ma anzi vede l'arrivo delle leonesse, se possono chiamare così, non lo so, lo chiedo a Lucia Pirola di Radio Rossonera in collegamento con noi. Buongiorno Lucia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, le 11 leonesse del Milan scendono in campo, il Milan femminile, per la prima volta il calcio femminile allo stadio di San Siro. Beh, è una data storica, diciamo. Assolutamente sì, tra l'altro l'aggancio delle leonesse è abbastanza interessante perché chi segue un po' il femminile sa che la squadra del Milan femminile è nata dall'eredità del Brescia femminile, che erano dette proprio le leonesse. È vero. In parte è assolutamente corretto dirlo. Giornata storica, assolutamente sì, forse un po' diciamo intaccata dal fatto che San Siro di fatto sarà sostanzialmente vuoto, perché ci saranno appena 1000 persone che potranno assistere alla partita, saranno 1000 persone non tra tifosi ma che sono state scelte su invito, però comunque sarà una piccola testimonianza del fatto che San Siro non sarà completamente vuoto e effettivamente ci saranno delle persone che assisteranno a questa data assolutamente storica. Come ci siamo arrivati a questo punto? Nel senso, finalmente direi, cioè anzi, è assurdo che solo nel 2020 le ragazze possano finalmente giocare a San Siro, ma come è stato il cammino fino a questo punto? È stato un cammino, diciamo, non proprio rettilineo, perché in queste cose ci sono sempre dei momenti di alto, dei momenti di basso, e quindi ci si barcamena un po', cercando di capire quale effettivamente sia il percorso. Siamo arrivati ad aprire uno stadio come San Siro, che forse è il più grande tra quelli aperti finora, dopo diverse esperienze. La più eclatante è quella dell'Allianz di 2 anni fa, quando la Juventus ha ospitato la Juventus femminile ha ospitato la Fiorentina femminile nel match che praticamente avrebbe deciso lo scudetto, e infatti così è stato. Ha aperto l'Allianz Stadium, che ha fatto il tutto esaurito per appunto ospitare questa partita contro la Fiorentina, che nel campionato, per chi non conosce bene il campionato femminile, è praticamente la partita simbolo, lo scontro diretto, un po' come potrebbe essere uno Juve-Inter, uno Juve-Napoli, insomma, nella Serie A maschile. Quindi veramente l'evento più importante. Fiorentina, che comunque da sempre hanno una grande rivalità anche dalla parte dei maschietti, quindi insomma per una volta precisamente le donne hanno fatto anche meglio e l'hanno portato proprio a livelli più alti questa sfida. Sì, assolutamente sì. Lucia, che cosa manca ancora al calcio femminile per essere davvero considerato l'altra parte dello sport più amato dagli italiani? Bella domanda. Non ti saprei dire in questi termini perché è difficile inquadrarlo, secondo me, come fenomeno, perché sicuramente il calcio femminile ha tanto potenziale ancora da esprimere anche a livello di mercato, quindi puramente in termini economici. Ci sono tanti spazi ancora inesplorati dal punto di vista di sponsorizzazioni, per esempio, quindi sono, diciamo, argomenti che noi conosciamo già per quanto riguarda lo sport al maschile, il calcio maschile, possono essere espansi nel calcio femminile, e ancora lì c'è tanto tanto spazio. Dal punto di vista mediatico c'è sempre quel gap, grande, piccolo, che a livello di pregiudizio un pochettino comunque ci sarà sempre, a mio avviso. Sì, assolutamente sì. Comunque, non io lo sento meno, io so di sentirlo meno perché da tanti anni vivo in questa realtà e vivo la parte più dinamica della realtà del calcio femminile, quindi le cose che cambiano, i tifosi che si affezionano. Io vedo questa parte, ho poca dimestichezza, anche un po' per mia fortuna perché me ne tengo fuori, con invece la parte che ha il concetto delle donne che giocano a calcio non si abituerà mai, ma non si vuole abituare. E credo che su quella parte di popolazione obiettivamente ci sia ben poco da fare. Va bene così, ognuno ha lo sport che... La cosa migliore sarebbe dire, ho uno sport che mi piace, lo seguo, non mi piace, non lo seguo. Fine. Mentre invece ci sono ancora tante polemiche che obiettivamente si potrebbero evitare, però comunque questo non toglie che il percorso sia sicuramente in crescita. Dicevo appunto della Juventus che ha ospitato la Fiorentina con veramente una giornata epocale, ma la Fiorentina stessa ha aperto più di una volta il Franchi per far giocare le ragazze, soprattutto in Champions League, perché ricordiamo la Fiorentina ha anche
Fiorentina e Juventus sono le due squadre italiane nel femminile che accedono alla Champions League. Quindi a piccoli passi si arriva ad accettare, insomma, a tollerare che anche le donne possano riempire i grandi stadi, e questo sicuramente in questo si inserisce molto bene in questo tipo di percorso, e Ecco, quindi molto bene anche per il Milan. credo che anche appunto per farlo passare più facilmente, come dici te, anche nella maniera della comunicazione e tutto, l'altra chiave sia quella di parlarne appunto come fai tu quasi giornalmente e come oggi appunto noi abbiamo cercato di fare. Allora ti direi, parliamone però come se stessimo parlando appunto anche dell'altro calcio, no? Come se fossero se fosse la squadra maschile non saremmo qua a parlare di come siamo arrivati, ma saremmo a parlare delle formazioni, di chi vince, di chi non vince, di cosa ci porterà la partita. E quindi ti faccio questa domanda. Che cosa ci dobbiamo aspettare dalla partita di lunedì? È lo stesso che mi sto chiedendo io da diversi giorni, perché si sta parlando a livello di classifica di due delle tre squadre attualmente a punteggio pieno. Ricordiamo che la Serie A femminile è un po' come quella maschile, si sono un po' invertite quest'anno, maschile e femminile. Il maschile è iniziato settimana scorsa, praticamente veramente pochi giorni fa, mentre invece la Serie A femminile è iniziata il 22 di agosto. Ha giocato le prime tre giornate, poi la pausa, una lunga pausa per permettere alle nazionali di giocare le partite di qualificazione agli europei. Invece la Serie A maschile è iniziata poco tempo, pochi giorni fa, giocherà le prime partite, anche lì ci sarà la pausa nazionale, quando invece ricomincerà quella femminile, quindi ci si scambiano i ruoli in questo senso. Quindi si arriva da una lunga pausa, ma in queste tre giornate soltanto Milan, Juventus e Fiorentina, guarda caso proprio le tre che abbiamo e continuiamo a citare, sono le uniche tre squadre a punteggio pieno, quindi che hanno fatto 3 vittorie su 3. C'è chi dice che sarà già uno scontro diretto in ottica Champions League, perché in Champions League ci vanno le prime due squadre della Serie A, della classifica a fine anno, sono pochi obiettivamente come posti, sono veramente pochi. Quindi sarà già un po' uno scontro diretto per cercare di capire come quest'anno saranno gli ordini di grandezza, le gerarchie della classifica. Vediamo la Juventus, per esempio, che non ha convinto tanto nelle prime tre giornate come negli anni scorsi, ma rimane comunque una Juventus veramente veramente forte. Anche il Milan femminile viene da tre partite in cui ha convinto sì e no, ma viene anche da un periodo, scusate, in cui ha cambiato tanto a livello di rosa, quindi probabilmente ogni settimana in quest'ottica è importante e può essere efficace per amalgamare bene anche la parte nuova di rosa. Quindi che cosa ci aspettiamo? Non lo so. Potrebbe essere una partita che finisce 3-3 per gli attacchi che abbiamo, sono due squadre con degli attacchi molto forti. Potrebbe finire 0-0 perché entrambe le squadre non si vogliono troppo sbilanciare. Ok, Onestamente è veramente difficile da dire. allora sappiamo che appunto sarà una partita non a porte chiuse, ma diciamo ad invito, no? Perché saranno solo 1.000 gli spettatori e sono stati invitati. Ma facciamo finta invece che ci sia il pubblico e vado allo stadio a vedere questa partita. Fuori dallo stadio mi compro le magliette di chi? Chi sono le calciatrici da tenermi sott'occhio e che devono diventare i miei idoli di questa partita? Allora, ci sono diversi livelli, perché le giocatrici sicuramente più conosciute, che hanno anche un po' più successo a livello mediatico, grazie anche ai mondiali di 2 estati fa, sono da una parte Valentina Giacinti per il Milan, che per chi conosce minimamente il calcio femminile è un nome che suona molto più, molto frequente, e dall'altra parte ci sono due giocatrici come Bonansea e Girelli, che sono anche lì due giocatrici fondamentali per la Juventus, ma anche due cardini per la nazionale femminile italiana. Quindi si capisce veramente la grandezza di queste giocatrici che nel calcio femminile italiano hanno dato veramente tutto, hanno polverizzato un sacco di record. Quindi queste sono le giocatrici che sicuramente faranno, insomma, saranno più sott'occhio per chiunque voglia guardare la partita, ed è quello che dicevo, cioè gli attacchi sono sicuramente la parte principale di questo match, ma vediamo cosa faranno le difese. Perfetto, allora io Lucia Tevero ti ringrazio tantissimo per il nostro collegamento. Mi piacerebbe risentirti appunto o appena prepartita per le ultime cose, ma soprattutto il post partita per davvero raccontarci un po' le emozioni e la data storica, il momento storico del calcio femminile anche finalmente a Milano. Spero quindi di risentirti presto. Assolutamente sì, ricordo, lunedì sera, ore 20:45, si gioca Milan-Juventus a San Siro, oppure in televisione perché la partita sarà trasmessa da Sky, La quindi. trasmette, infatti, ho visto che Sky Now TV trasmette la partita, beh, ma su Radio Rossonera non fate nulla.
La di rosso nero la copriremo soprattutto martedì, faremo un lungo oh, post partita perfetto. in Allora, poi radio. il martedì, dico al mio pubblico che può anche passare la Radio Rosso Nero il martedì, va benissimo, vi do il nulla osta, andate, sono amici, quindi fate il nostro nome. E grazie mille. E ascoltare Lucia che vi racconterà ancora meglio che cosa è successo a San Siro il lunedì sera. Grazie mille Lucia, davvero. Grazie a voi, ciao. Buona giornata, grazie mille. Continuiamo con la nostra puntata. Oggi vi racconto una storia di cui sono anch'io volontariamente o involontariamente, non lo so, poi lo decideremo con la nostra ospite di oggi. Protagonista anch'io, perché parliamo di Ma che razza di umani. Lo avete già visto, mi auguro, spero, se non l'avete visto siete ancora in tempo. L'internet tiene tutto in memoria, quindi è un attimo andarlo a cercare. Ma che razza di umani, un format video di Milano News, fatto dal sottoscritto e dalla mia collega Elena Inversetti, che fra poco abbiamo qui ospite, ma prima di andarle a parlare proprio con Elena, a questo punto vediamo una piccola puntata di Ma che razza di umani. Oggi dedico tutti i miei sforzi ai ribelli come me, a quelli che vogliono arrivare ad un risultato. L'umano di oggi ha portato in Italia una nuova disciplina sportiva, che è anche una terapia per diventare ognuno il Rocky Balboa della propria vita. Sono Tiberio Rodo, ho 64 anni e dal 2013 sono stato diagnosticato di Parkinson. Ero CEO di Trafile di San Paolo e ora sono in pensione a causa Parkinson. Al medico che gli diede la notizia, Tiberio rispose: dottore, se è una gara la vinco io. E con lui la stanno vincendo tante altre persone, un passo dopo l'altro. Ecco come. Per una vita il lavoro è stata la mia passione, poi la passione ti cambia la vita. Quando la mia vita ha preso un'altra piega, ho deciso che non mi sarei arreso. Ho messo la mia passione a servizio di un altro scopo. Nulla di grande si fa da soli. La mia compagna Paola è sempre con me, come i miei figli e molti amici che ho. Se non ti vuoi arrendere, ti muovere. Ah, è muovere forte, nel senso che devi darci dentro. E così Tiberio è volato negli Stati Uniti per imparare la box senza contatto. Il metodo di cui Tiberio è diventato istruttore si chiama Rock City Boxing. Inventata a Indianapolis nel 2006 da Scott Newman, questo tipo di box aiuta a gestire i sintomi della malattia e a migliorare sensibilmente la qualità di vita. E così Tiberio ha fondato la Como Lake City Boxing, l'associazione che in Italia aiuta con la box senza contatto le persone che sono affette da Parkinson. Uno dei motti di Rock City Boxing è: in questo angolo c'è speranza. Oggi dedico tutti i miei sforzi ai ribelli come me, a quelli che vogliono arrivare ad un risultato. L'umano di oggi non trema di fronte alla malattia, ma la sfida sul ring. E tu, che razza di umano sei? L'avete vista in questa intervista, in questa puntata di Ma che razza di umani. Lei è Elena Inversetti ed è qui in studio con me. Buongiorno Elena. Buongiorno Fabio. Buongiorno, grazie mille di essere qui, che appunto oggi raccontiamo un po' a chi ci segue da casa questo Ma che razza di umani, che dicevo, per non so, per colpa, per ci sono dentro anch'io, mi hai tirato dentro in questo progetto. È nato fin dal principio, è nato insieme tutto, però insomma volevo che chi ci ascoltasse da casa capisse meglio di cosa stiamo parlando, quindi che cos'è Ma che razza di umani e come e perché appunto questi umani? Chi sono questi umani? Perché questi umani? Perché abbiamo fatto un po' tesoro di quella che è la nostra esperienza giornalistica, di comunicatori, ma anche quella che è insomma, un po' la nostra vocazione a questo nostro lavoro ormai molto faticoso. Ci hanno detto che lavoriamo a volte per un ideale, che spesso insomma, è un po' controproducente per quanto riguarda la capitalizzazione, ma in realtà dà altre grande soddisfazioni. E ci siamo interrogati ormai un anno fa, più di un anno fa, sul bisogno che è evidente ormai e che grazie poi, in realtà grazie paradossalmente all'epidemia, è diventato ancora più evidente, di, chiamiamolo, umanesimo. E ci siamo accorti che noi negli anni abbiamo conosciuto, perché abbiamo intervistato, perché ci abbiamo lavorato insieme, un sacco di persone particolari, non perché sono speciali, ma proprio perché sono normali. E qual è stata la particolarità che abbiamo notato? Che
Contemporaneamente a un bisogno di quella che ormai chiamiamo tutti resilienza, che è diffusa, ci sono delle persone che possono essere i nostri vicini di casa, paradossalmente, che a un certo punto della loro vita hanno dovuto o voluto cambiare radicalmente qualche cosa. Perché hanno avuto una malattia, perché hanno perso il lavoro, oppure perché hanno deciso che non volevano più lavorare nel marketing, ma finalmente fare gli artisti. E ne stiamo conoscendo sempre di più, poi è il nostro lavoro trovare la notizia, che in questo caso è trovare l'umano. La differenza che speriamo emerga e si noti è che la nostra non è una retorica dell'eroe, quindi non sono persone speciali. Giustamente, tu dici, non sono speciali, sono speciali forse nella loro normalità, cioè sono così normali quasi che non ti aspetteresti che una persona così normale, tra milioni di virgolette, possa in realtà essere così impattante nella vita degli altri. Anche, assolutamente, no? Perché poi è questa la questione. Io cambio, io umano 0, umano 11, cambio, diventando generativo di un bene per gli altri, sia da un punto di vista sociale, sia da un punto di vista artistico, culturale, ne abbiamo un po' per tutti i tipi. Perché umano zero, umano zero è stata la tua idea. È molto carina questa idea che abbiamo messo dentro dell'umano zero, che però tu hai sviluppato in maniera molto intelligente e è diventato poi anche il nostro mantra, no? Sul quello dell'umano zero, infatti tutti gli umani sono numerati, ma hanno davanti questo zero, no? Non perché siano nullità o perché non valgono niente, ma anzi. Perché, e questa però è una tua idea, diciamolo, bene, ecco, di cui sono molto invidiosa perché avrei voluto averla io questa idea, pre-Covid infatti. Pre-Covid in realtà, che sapevo dopo, forse lo so. Infatti non l'avremmo potuto fare. Non so se l'avrei fatto. L'umano zero è un po' come il paziente zero, cioè il paziente da cui inizia l'epidemia, un'epidemia virale che di solito in una questione sanitaria negativa, nel nostro caso è l'umano positivo, quindi abbiamo lo 0-1 che è diventato contagioso da un punto di vista artistico, lo 0, questo è lo 0-6, quello che abbiamo visto Roda, che invece è diventato positivo e generativo virale, quindi da un punto di vista più sanitario e sociale. Sono anche altri, adesso non so se in questo momento stiamo vedendo forse, anzi Francesca si sta per mandare un altro video, ad esempio in questo caso sono storie anche che vanno molto lontano, in questo caso è Marco Rodari che questa rigenerazione appunto la porta in Siria, in Iraq. Cosa hanno appunto poi in comune queste storie, anche se sono così lontane? Sono tutte storie che hanno in comune il fatto di non arrendersi, detto così è un po' banale retorico, ma in realtà è molto più profondo. Non arrendersi nel senso di non accettare la definizione che una malattia ti può dare, che la sfortuna ti può dare, che il tuo datore di lavoro che ti lascia a casa ti può dare. La definizione, sto pensando anche alle prossime che abbiamo in cantiere, che la società intesa nel modo più stereotipato ti può dare. Ecco questo, senza per forza dover andare sulle barricate, senza per forza urlare, ecco, senza fare proclami. È difficile riuscire a contare, secondo te, cioè, se io la mia risposta ce l'ho già, però chiedo anche a te, quanto ti ritrovi in difficoltà nel raccontare appunto la realtà odierna senza polarizzare però l'opinione della gente? È tantissimo, è proprio complicatissimo, è veramente tutto polare, hai ragione, e poi rischia di diventare bipolare se polarizziamo. No, io dico sempre, io la chiamo la sindrome del derby, cioè dove è l'inter, punto, cioè non c'è la possibilità di discutere, giustamente un milanista non darà mai ragione a un interista e tanto meno il contrario, ma finché il calcio mi va bene, quando diventa però la questione politica, la questione amministrativa, la questione di umanesimo, la questione di socialità e di sociale, ahimè fa paura. Fa paura. Noi abbiamo una fortuna però, sia un po', io ho dei bambini che adesso stanno diventando preadolescenti e quindi ho la fortuna di parlare con loro, ascoltarli tanto, anche i loro amici ovviamente. E poi abbiamo la fortuna qui a Milano News di avere la generazione Z degli stagisti. Le mie bambine. Le tue bambine. I figli che ho in regia, in redazione. Figli. E con loro. Che quando parlano non si capisce niente, infatti. Sì, infatti hanno questo, questi... Si chiamano tutti frati di loro, sì. Ma di Francesca ce n'è solo una, quindi non capisco perché anche gli altri sono frati. Però non ci chiamano zio, no, questo è già questo positivo. No, quella è prima che ci chiamavano di generazione. L'unica cosa che stiamo vedendo è che dialogare con loro, ascoltarli, ma in un dialogo reale, un dialogo che Socrate definirebbe maieutico, aiuta.
aiuta, perché loro sono troppo liquidi, e va bene, e questo è un problema a loro, e se lo gestiranno in qualche modo, però tendono a essere meno polari, questo è positivo. Qual è però la questione che stiamo notando? È che il gergo, quindi la semantica polare, è sempre quella, vince rimane sempre quella, vince sempre. Ecco, noi forse con Ma che razza di umani, questo lo stiamo capendo mentre lo facciamo, stiamo cercando di introdurre una semantica che non è neutra, non è neutrale, perché oh, neutro non ci può essere, ma è, ecco, umana e non è bipolare, propositiva, sì, generativa, non piace generativa. Piace molto la cosa non faccio, soprattutto sul mezzo su cui stiamo trasmettendo anche in questo momento, perché insomma i social network non aiutano, sicuramente l'algoritmo che c'è dietro a tutto quello che noi vediamo in social network non aiuta, non è sempre realizzato, anzi è sempre così, cioè ne parlavamo qualche giorno fa, diciamo mai troverete un social network o un sito internet che vi propone l'articolo che non può interessarti, ma ti proporranno sempre l'articolo che può interessarti. Peccato che facendo così poi in realtà tu vedrai, leggerai e capirai solo quello che già in realtà sapevi, cioè ti vuoi ascoltare, te la canti e te la suoni, si diceva una volta, no? Ci stai nella tua bolla. Infatti, il discorso delle bolle. Senza fare troppi spoiler, chi sono i prossimi umani? Allora, cioè, abbiamo un milanese doc che naviga e navigando ripulisce Milano da ogni punto di vista, va bene detto così? Benissimo, okay. Chi ci segue secondo me ha già capito di chi sta parlando, però, va bene. Poi invece un altro che invece non è amico, diventerà amico di Milano News e viene da Vercelli e con le sue zampate sta aiutando molto la città. Bene, va bene, bravissimo. E poi abbiamo... Andiamo anche all'estero, lo so, no? Andiamo fino a Londra, andiamo anche... Ah sì, giusto, quella era dopo... No, prima c'era la mamma, però ci, sarà, okay, anche, sì, ci sarà anche... una ragazza che vive a Londra e che cerca di abbattere gli stereotipi in modo sicuramente radicale, ma appunto dicevamo prima, con lei si è cercato di fare un discorso non polarizzato, però lei poi subirà, poi lo raccontiamo, ha subito un trauma, quindi in realtà quello che fa è molto coraggioso. Poi abbiamo una mamma che a me ha sconvolto, essendo io mamma, perché ha avuto una forza straordinaria nel seguire suo figlio con una grave disabilità e lì invece che abbattersi, racconteremo che cosa ha creato per aiutare altri ragazzi come lui. E poi, abbiamo, scusa, avremo anche un VIP della questione ambientale, che però non vuole parlare di ambientalismo, attenzione, infatti, bellissimo. Molto bello anche questo, perché anche lì è un'altra di quelle questioni che ormai fa anche lì fare sull'ambiente, o sei del Milano o sei dell'Inter, o sei pro o sei contro, insomma, vuoi capire anche chi è che è contro, cioè quindi, insomma, capire bene. Va bene, tutto questo è Ma che razza di umani, lo potete trovare appunto all'interno di Milano News, ma c'è una pagina Facebook apposta, Ma che razza di umani, vi invito ad andarla a vedere, Beatrice nei commenti metterà il link come sempre, e Elena ti ringrazio perché appunto non potevo spiegarlo meglio, è un progetto che facciamo insieme ma avevo proprio bisogno di te per spiegarlo al meglio. Grazie a te. Grazie mille allora Elena Garsanti, continuate a seguirla e seguirci su Ma che razza di umani. Per oggi e per questa settimana Milano News vi saluta, Good Morning Milano finisce qui, vi dà appuntamento a lunedì con una nuova puntata di Good Morning Milano, ma soprattutto lunedì dalle ore 18 sempre qui in diretta con il telegiornale di Milano News. Siamo a venerdì, il venerdì prima di chiudere c'è sempre lui, il cartello della settimana, e quindi vediamo Carlo Ceccaro col cartello della settimana. Inquinasi terra, acqua, aria ed etere. Rivolgersi ai soliti noti, telefono 00666, numeri del maligno. Ma vi rendete conto che cosa sta succedendo? Vi rendete conto che cosa dichiara ufficialmente sui muri questa inserzione? Stanno assassinando la terra, la stanno uccidendo, ma da 100 anni almeno. E siamo ormai arrivati al limite. Stanno dicendo che restano 7 anni per cercare di fermare questo apparentemente irreversibile processo di inquinamento. Io dico una cosa, basta con i soliti allarmi, sembra di stare a un convegno di venditori di antifurto. Vogliamo veramente far qualcosa? Perché altrimenti le giovani generazioni, e non solo, anche questa gente, pagheranno veramente pegno. Bisogna amare la terra e anche fare qualche sacrificio per aiutarla a salvarsi, altrimenti sarà la fine. Si ringraziano, anzi ringraziasi, gli Urban Solid per l'Italia sul muro.
Lui è Carlo Cecero, questi erano i cartelli di Cartellomania, lo ritroviamo tutti i venerdì qui su Milano News con i cartelli della settimana. Tra parentesi, anche Carlo è stato un umano di Macherazza, di umani. Davvero, grazie mille a tutti, ci rivediamo lunedì con una nuova puntata. Grazie mille, arrivederci, a presto.